Ben trovati a tutti i telespettatori di Italia Nicosia, queste è notizie flash provinciali del 5 febbraio curate dalla nostra redazione. Troina, l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Oasi Maria Santissima, è stato nuovamente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per un ulteriore periodo di 4 anni come centro collaborativo per la ricerca e il training in neuroscienze. Si rinnova dunque da parte dell'OMS l'importante riconoscimento nei confronti dell'Istituto di Ricerca Troinese, il cui presidente è padre Luigi Ferlauto, che da oltre 50 anni dedica la sua vita e il suo impegno a favore dei più deboli. L'Oasi Maria Santissima è una struttura ad alta specializzazione che si è distinta in campo nazionale ed internazionale sia per lo specifico modello di intervento che per gli studi e le ricerche scientifiche effettuate nei campi della disabilità intellettive, dell'involuzione cerebrale e senile, per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. Enna, il decreto legislativo numero 121 del 2013, entrato in vigore il 5 novembre dello scorso anno, stabilisce che coloro che detengono armi bianche o da fuoco debbano presentare un certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione. Il suddetto certificato, rilasciato da sanitario dell'ASL o da medico militare, dovrà essere inoltrato entro il 4 maggio 2015 presso le autorità di pubblica sicurezza o i comandi stazione carabinieri, siti nei comuni in cui non vi è un commissariato di pubblica sicurezza competenti per territorio. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione coloro che nei 6 anni precedenti all'entrata in vigore del decreto in questione abbiano consegnato il predetto certificato al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo di una licenza di porto d'armi o di nulla osta per l'acquisto di armi. Chi non avrà ottemperato a tale obbligo entro il 4 maggio 2015 sarà destinatario di una formale diffida che, in caso di ulteriore inadempienza nei successivi 30 giorni, determinerà l'avvio del procedimento amministrativo volto al divieto di detenzione armi. A Gira è stato festeggiato domenica il 16° anniversario di costituzione del Circolo Sociale Argirium. Il circolo è nato dalla fusione tra la Società Cattolica di Agira, la Società Democratica di Agira, la Società Santissimo Crocifisso e la Società Terz'Ordine Francescano. La serata dei festeggiamenti ha previsto un incontro con tutti i soci, durante il quale il presidente del sodalizio Orazio Mauceri ha ringraziato il consiglio di amministrazione e quanti contribuiscono alle iniziative sociali e culturali svolte dal circolo durante l'anno. Ringrazio vivamente, ha detto Orazio Mauceri, tutti i soci che frequentano e tutti coloro che in diversi modi collaborano per le attività che promuoviamo. Il nostro circolo è una grande famiglia che è cresciuta nel tempo grazie all'impegno di quanti hanno creduto nell'unione e nella solidarietà. Enna, il corso di ascolti guidati al jazz è rivolto a tutti gli appassionati e ai musicisti e verrà presentato lunedì 9 febbraio 2015 alle ore 18.30 presso i locali della Scuola di Musica Musiche di via Messina 83 a Enna. Si articolerà in 10 incontri di 1 ora e mezza ciascuno e intende promuovere un percorso tra i vari stili e linguaggi che hanno caratterizzato la storia del jazz dall'inizio del Novecento ad oggi. L'evoluzione del linguaggio verrà presentata con performance live e con l'ausilio multimediale audio e video e sarà condotto da Emanuele Primavera and Friends. Infatti, sono previsti anche incontri con musicisti che racconteranno la loro esperienza musicale e storico-umana. Verranno dunque proiettate e commentate le esecuzioni e l'interpretazione tra le più significative e importanti pagine della storia del jazz per seguire meglio il suo sviluppo musicale proiettato nella società che gravitava attorno. Nicosia, la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di prima divisione di basket, ha visto di fronte i Bulldogs Carlentini e la Stock Family Nicosia. I biancorossi hanno fatto visita agli avversari e questa volta hanno ben figurato, conducendo per quasi la metà dell'incontro e sfiorando la clamorosa impresa. Purtroppo i limiti tecnici ed atletici del Nicosia non hanno fatto in modo che giungesse la prima storica vittoria per il basket nicosiano, ma è da considerare in ogni caso un ottimo risultato aver condotto per lunghi tratti l'incontro, limitando i danni e gli enormi distacchi nel punteggio. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Nicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it per le vostre segnalazioni, potete scrivere a redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.